Logos Web Radio. Ciao, io sono Lorenzo Fabbri. Ed io Davide Conidi. Siamo del Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze di Casalecchio di Reno. Abbiamo partecipato come inviati alla Giornata Mondiale dell'Acqua. La Giornata Mondiale dell'Acqua si intitolava Goccia dopo Goccia, si è tenuta il 22 marzo 2009 alla Casa per la Pace e abbiamo intervistato alcuni esperti. Noi abbiamo imparato a risparmiare, riutilizzare, ridurre e rispettare. Come possiamo convincere altre persone? La facciamo a Samantha dell'associazione COSPE. Ci sono tantissimi modi per convincere le altre persone ad avere un atteggiamento e un comportamento più rispettosi nei confronti di questa risorsa preziosissima. Prima di tutto parlarne con tutti, a iniziare dai vostri coetanei, coinvolgendo anche i vostri genitori, le insegnanti e tutto il mondo degli adulti col quale siete in contatto. Oltre a parlarne, naturalmente, il metodo più efficace è quello di praticare e quindi di far vedere agli altri, dare l'esempio di come questa risorsa deve essere utilizzata, perché l'acqua non ne possiamo fare a meno, però deve essere utilizzata in maniera più rispettosa. Consapevole. Noi cosa abbiamo fatto fino adesso per risparmiarla un po' quest'acqua? Per esempio, quando ci laviamo i denti, mentre li spazzoliamo dobbiamo spegnere il rubinetto, sennò si spreca 2-3 litri d'acqua. Allora adesso passiamo al prossimo esperto? Yes. Partiamo. Grazie. Ciao. Grazie. Ora siamo qui con Elena della Fondazione Villa Ghisi e abbiamo preparato 2-3 domande. Allora, cosa si scopre a vedere il fiume con la lente? Questo era un po' l'argomento del laboratorio che è stato organizzato oggi. Allora, si scoprono delle cose molto interessanti riguardo alla vita in un fiume, riguardo agli animali che lo abitano, alle piante e anche alla parte minerale, ai sassi, alla sabbia, che fanno parte sempre dell'ambiente del fiume. Siamo riusciti a vedere il guscio di alcuni molluschi bivalvi, che si chiamano unio, che si vedono lungo la riva del fiume, che nell'immagine ingrandita poteva sembrare anche un monte innevato, ma poi riducendo l'ingrandimento si scopriva che era solo una conchiglia, oppure altre cose che potevano sembrare dei sassi si è poi scoperto che erano pelle della serpente. Queste sono delle cose che si scoprono se si ingrandiscono molte volte dei dettagli di animali o piante o sassi che si trovano nel fiume. Quindi è una bella cosa provare a prendere degli oggetti, a ingrandirli e poi pensare a che cosa sono. È un bel gioco. Quanto è importante per l'uomo rispettare l'ambiente che circonda il Reno? È molto importante, perché in un altro esperimento che abbiamo fatto oggi, quello cioè di aprire delle specie di tulipani di fiume, le abbiamo chiamate così, cioè di aprire quelle palle che si formano su alcuni rami di salice o di pioppo che vivono di fianco al fiume quando il fiume va in piena. Se si aprono queste specie di tulipani e si va a vedere cosa c'è dentro, si è scoperto prima, per esempio, abbiamo trovato della plastica oppure della tela. Quindi in qualche modo quelle cose sono arrivate e probabilmente sono arrivate perché l'uomo le ha gettate vicino al fiume. Quindi tutto quello che l'uomo lascia in giro, il fiume lo prende e lo trasporta. E quindi è molto importante che noi stiamo attenti a rispettare l'ambiente vicino al fiume, perché rispettiamo così tutte le piante e tutti gli animali che vivono nel fiume. Un rispetto reciproco. Eh sì, anche perché poi se te butti via le immondizie nel Reno, poi il Reno arriva nel mare, vai a farti il bagno al mare e poi ritrovi la busta che avevi buttato via te. E una cosa importante da rispettare invece è quella di stare attenti a quant'acqua si raccoglie dal fiume. Non siamo noi direttamente, ma sono le varie fabbriche che usano l'acqua del fiume, per esempio per raffreddare gli impianti, e poi la ributtano magari più calda di prima. E il calore maggiore può dar fastidio ad alcuni animali che erano abituati a vivere in una certa temperatura e dopo si trovano improvvisamente a vivere in un posto più caldo, quindi magari muoiono. Quindi diciamo uno dei fattori più importanti di crisi per i fiumi è il fatto che l'uomo gli leva molta acqua e i fiumi rimangono asciutti, soprattutto d'estate, e se il fiume non ha l'acqua gli animali che vivono sotto i sassi muoiono, quindi questa è una delle cose più importanti. Allora ringraziamo. È stato un piacere. Ciao. Grazie. Prossimo esperto? Yes. Siamo qui con il professor Maurizio Sgarzi, vicepresidente dell'associazione Percorsi di Pace, che ci può dare una mano a capirne ancora qualcosa di più.
Di cosa si occupa la vostra associazione? Allora, la nostra associazione si chiama Percorsi di Pace, quindi in linea generale ci occupiamo di pace, ma la pace è una parola molto molto larga, per cui ci occupiamo di tutte le situazioni che riteniamo siano importanti per la società attuale, perché viva in pace, per cui ci occupiamo di solidarietà, ci occupiamo di stranieri, ci occupiamo di fare formazione nelle scuole, di ambiente, di cooperazione internazionale. Tutte le volte che noi abbiamo occasione di incontrare gruppi, associazioni, persone, personaggi importanti, cogliamo questa occasione e cerchiamo di trattare quell'argomento. Per esempio l'acqua. Uno stimolo grandissimo a trattare questo argomento è nato il giorno in cui abbiamo inaugurato la Casa per la Pace, perché è venuto Alex Zanotelli, che è un sacerdote che è stato per oltre 10 anni a Nairobi, in una bidonville che si chiama Korokocho, e lì viveva con drammaticità il problema dell'acqua. Avete visto il filmato oggi che parlava di Johannesburg? Uguale a Nairobi c'è la stessa cosa. A Nairobi, che ha il clima più bello del mondo, perché è primavera sempre, da una parte ci sono le persone benestanti, non dico ricche, ma insomma che hanno la villetta, che hanno il prato verde, che hanno l'acqua e la tubatura, che vivono bene. Dalla parte opposta proprio ci sono le bidonville, non hanno un goccio d'acqua. Gli abitanti delle bidonville, per andare a prendere l'acqua, devono fare tanta strada per andare a prendere il proprio secchio d'acqua e portarselo nella propria baracca. E questo era il problema più grosso per lui. Allora, quando è ritornato in Italia, dopo aver fatto il missionario per tanti anni, ha preso a cuore il problema dell'acqua. E nel giorno dell'inaugurazione l'ha detta con una tale passione, con una tale voglia di far sì che questo tema fosse un tema importante, come diceva oggi il filmato, che diventi un diritto di tutti, bene, ci siamo riproposti di parlare d'acqua anche noi, e quindi è diventato un argomento dei più importanti alla Casa della Pace, ed è per questo che vi abbiamo ospitato anche ben volentieri, proprio perché l'acqua è uno dei temi che ci interessa di più. Grazie. Prego. Un saluto da Maura, Davide e Lorenzo. Blog su Web Radio www.ilblogos.it.